Campionato di calcio, campionato di eccellenza, tredicesima giornata di andata, Palmese Cicciano. Si ritorna in casa, si ritorna sul nuovo stadio comunale di Palma Campania. Nuovo per quanto riguarda il vestito che si è rifatto lo stadio comunale. Fase di gioco, questa è qua iniziale abbastanza caotica, va in profondità Befi, tenta da lontano, pallone colpito male e va a perdersi a fondo campo. Siamo appena al settimo della ripresa, la prima avvisaglia della Palmese con questo numero 9, fisicamente ben dotato. Sul pallone va il capitano, si fa vedere Di Luccio, ma è pronto l'agguerrita schiera dei saltatori, pallone insidiosissimo che va a toccare la traversa smanacciata di quel poco dal portiere Spirito. Cicciano pericoloso in attacco, salta la marca, cerca di concludere da lunga distanza Marano a Luciano, da pallone che gli viene ribattuto, allora parte di contropiede la Palmese con Piccerillo, temibilissimo il suo affondo e salva sulla linea con una carambola flipperistica tra difensore, portiere e palo. Calcio di punizione, batte manco, pallone a giro, non riesce Piccerillo a colpirlo di testa, gira il pallone al centro, rimballo, riesce con difficoltà a liberare Cicciano, ma ancora la Palmese con Dauria da lontano va a pescare il set della porta del portiere Caruccio, il quale è lesto e pronto ad intervenire. Sembrano alquanto stanchi già i giocatori in campo, che lottano più con gli avversari, ma lottano più che con gli avversari con il vento. Come dicevamo, vento gelido, bene lancio di Piccerillo per Befi, di sinistro, si salva con i piedi. Ed è il pallone che dovrebbe viaggiare al posto degli uomini, ma qua corrono più gli uomini che il pallone. Benissimo adesso l'apertura in profondità, come preferisce Befi, ecco benissimo l'apertura per lui, entra in aria, frondata come avevamo previsto, è il Torello rossonero che ha bisogno di avere questi lanci in profondità per superare i suoi avversari come Birilli, fiondare approfittando della sua forza fisica, ha superato due avversari, ha evitato il portiere e poi da una posizione quasi impossibile è andato a mettere il pallone del vantaggio in rete. Siamo al 38esimo. Cicciano 1-0 il vantaggio, Palmese che non si ferma, ritenta, lancio lungo a cercare a Piccerillo sulla destra, buona l'occasione, pallone che è fiondato violentemente in porta, riesce a far sobbalzare il portiere che respinge di pugni regalando il terzo angolo alla Palmese. Di Giacomo lungo a cercare Piccerillo, buono il palleggio del giocatore, apertura per Moccia, intervento non troppo deciso e preciso del difensore, buono Piccerillo, si fa spazio, va a concludere con pallone che sfiora il palo alla sinistra di Spirito, ottimo lo spunto del numero 7 Palmese e in questo momento l'arbitro segnala la fine della prima parte delle ostilità, Cicciano che va negli spogliatoi con una rete di svantaggio, Palmese che pur non giocando brillantemente ha saputo amministrare bene il pallone, ha saputo dosare bene le sue forze, ha avuto diverse occasioni. Ottima l'occasione capitata al Cicciano con proprio l'interrogativo Barbati, quale da ottima occasione conclude a volo. Si fa più tenace l'insistenza del Cicciano e stavolta è la Palmese a salvarsi. Preme il Cicciano, calcio pericoloso, pericoloso l'azione del Cicciano che va a far carambolare il pallone in rete, cosa effettivamente incredibile, inimmaginabile. C'erano tutti gli 11 giocatori della Palmese sulla linea di porta. Azione favorevole questa alla Palmese che potrebbe sganciare i suoi uomini e fra questi Angieri.
preso letteralmente in braccio. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Noi abbiamo un telecomando dalla nostra cabina di trasmissione. Abbiamo un telecomando e li guidiamo con esperienza, con intuito. Non vogliamo dire altro, ma vogliamo solamente dire che prevediamo certe situazioni e purtroppo noi non facciamo classifica, non andiamo in nessun tabellino di marcatori. Fatto sta che al 40° Angieri porta in vantaggio la Palmese, offerto dal giocatore del Cicciano e della Palmese. Se ha lucidità potrebbe anche andare in porta, ecco porta nuova, potrebbe chiudere e potrebbe chiudere, invece no, fortunato questa Cicciano nell'ultimo minuto di gioco ha avuto la buona possibilità la Palmese di chiudere la gara e due volte il portiere è stato abile nel rinduzzare il tentativo di Portanova e poi quello di Manco che è sfinito, è andato sul pallone e il portiere è riuscito ad arrestare la sfera sulla linea bianca. Siamo a 3 minuti oltre i 45, calcio di punizione pericolosissimo per il Cicciano. È l'ultimo bagliore di luce, sta per chiudersi il sipario su questa gara Palmese-Cicciano con la Palmese in vantaggio di 2-1. Numerosa e fitta la barriera, si chiama la distanza, l'arbitro dovrebbe chiudere la gara prima della battuta. Attendiamo con ansia il tiro conclusivo, fortunatamente c'è solo l'illusione del gol, pallone che si perde a un metro alla sinistra della porta di Caruccio. Meo sul pallone, ultimi attimi, dovrebbe fischiare l'arbitro, pallone che pericolosamente colpito da Barbato va di poco oltre la traversa. Più freddo che gol? No, è una partita chiaramente condizionata dalla temperatura rigida e anche un pochettino dal campo che non è ancora assestato, secondo me, ha ancora qualcosa da dover rivedere. Però è una partita che ci aspettavamo maschia, difficile, dove bisognava lanciare il cuore oltre l'ostacolo. E anche questa volta questi ragazzi mi hanno sorpreso, sono riusciti, nonostante un colpo non semplice da assorbire, sono riusciti poi a vincere la gara una volta subito l'1-1. Centrocampo tutto nuovo? Sì, abbiamo cambiato qualcosina, forse anche troppo, però troppo poco tempo per amalgamare un attimino quelli che sono i nostri movimenti, i nostri schemi, però abbiamo portato con noi ragazzi che hanno tanta voglia, tanta di belle speranze, quindi sono contento di come hanno esordito tutti e di come hanno giocato, soprattutto i nuovi. Picciarillo perché fuori? Stanco o scelta tecnica? Bah, è una scelta tecnica, in quel momento vedevo che la squadra stava soffrendo troppo, avevo la fortuna di avere Visone non al 100% ma in panchina, quindi onestamente ho pensato di rinforzare un attimino la linea mediana. È una buona risposta anche per quanto riguarda i ragazzini? Sì, sì, Palumbo è entrato subito in partita, anche il ragazzo Portanova. Quindi diciamo abbiamo aumentato un pochettino il parco under nel quale eravamo un pochettino ridotti e adesso fortunatamente ho qualche possibilità in più per poter cambiare in corso. Non solo per poter cambiare ma anche per risalire. Ma risalire ci stiamo piano piano, stiamo provando a salire, davanti corrono, noi ci proviamo a tenere il loro passo perché è la nostra ambizione quella di salire sempre di più. L'appuntamento è per il 14, mister. 14 di sera,
anni rossoneri alla ribalta, e noi vediamo ancora una volta, ecco, sullo schermo è scritto sui libri, si parlerà ancora del tandem Esposito Mazziotti. Io le ricordo l'appuntamento, che poi ufficialmente glielo dirà il Presidente. Vero Presidente, anni rossoneri. Di venerdì, venerdì. Il libro, sì. Infatti staremo lì a ricordare, soprattutto a vedere questo splendido libro che avete curato, mi pare, no? È stato curato da lei. Io ho dato una piccola mano così all'esterno, essendo uno che ha scritto e magari ha messo anche le scarpette e magliette rosso-nero. Noi vorremmo scriverla anche noi un pezzettino di storia. E infatti noi abbiamo passato il testimone, voi state scrivendo, state continuando a scrivere, perché la fiammella deve essere mantenuta sempre viva e alimentata. Certo. Quindi l'alimentatore di quest'anno è la dottore Addeo, che abbiamo visto in veste di presidente e di medico. Oggi ha fatto anche qualche passo in più. Sì, in effetti oggi mi sono dato un po' la pazza gioia, anche perché abbiamo dato al mister delle elementi, diciamo, molti elementi, abbiamo cambiato la squadra, molte unità, e quindi al mister gli abbiamo dato una macchina nuova, e quindi perciò le difficoltà di oggi. Fortunatamente il risultato è stato lo stesso degli ultimi tempi, quindi fortunatamente, anche perché abbiamo sofferto abbastanza con una squadra con molti elementi nuovi, c'era da soffrire. Comunque spero che queste variazioni nell'organico possano contribuire a mantenerci ancora in questo modo, cioè a vincere le partite e rincorrere quella piazza che ci compete. Poi vedremo nel tempo. Mi sei allora trovato nel presidente, nella società, i remaggi? Allora, la società come questa attuale della Palmese non ce ne sono tante. Ci sono persone così, è fatta di così tante persone serie e per bene, che veramente ci stanno mettendo in condizione, a me, al direttore, di lavorare come è giusto che sia, insomma, con la tranquillità e con la serenità di chi deve fare delle scelte, ma le fa con la consapevolezza di avere alle spalle una società che crede nel nostro lavoro e che crede di poter scrivere effettivamente un'altra bella pagina della storia rossonera. Allora, un buon Natale ce lo diamo più in là. Adesso aspettiamo che questi nuovi pastori che loro avete offerto all'allenatore si riuscirà a creare un bel presepe. Sono pastori piuttosto giovani, infatti abbiamo ringiovanito un po' la squadra, e adesso è il mister che deve lavorare per compattare un po' tutti. Abbiamo cambiato anche lì davanti con un giocatore, un ariete più giovane, speriamo che ci dia molti gol. È cominciato oggi, quindi vedremo. Allora, la pastorale della Palmese si è chiusa con un primo tempo 2-1, e aspettiamo invece la natività della nuova Palmese. Risultato accettabile questo? Sì, importante, 2-1, vincere in casa, fare punti in casa è sempre importante, anche queste partite dure, cattive. È stato un ritorno il tuo? Sì, l'anno scorso sono stato qui molto bene, poi è stata una parentesi alla Tripalda, però poi non potevo rifiutare Palma, perché una piazza come Palma non si può rifiutare. Un primo tempo molto molto tirato, molto lucido, un secondo tempo calato un poco? Sì, io parlo da me, perché sono calato un po' fisicamente, solo che poi grazie ai calci piazzati siamo riusciti a segnare e quindi portare a casa i 3 punti. Dove pensa che possa arrivare sta Palmese? Noi guardiamo partita per partita, perché il mister ci lavora settimana per settimana, speriamo sempre più lontano. Contento della sua prestazione? Sì, abbastanza. Beffi Alessio, un ritorno? No. No. È stata la prima volta che gioco a Palma. Gioco a Palma, ma tante volte che hai giocato contro Palma. Sì, ho giocato 3-4 volte qui a Palma. Ha avuto un grosso merito oggi, quello di sciogliere dal freddo i tifosi locali. Sì, e sono venuto per questo, se no devo dare un contributo alla squadra. Però senza, comunque merito anche della squadra se sono riuscito a fare gol. Beh, vi sa che i numeri 9 sono pesanti qua nella Palmese? Sì, tanto. Spero di dimostrare nel mio piccolo di valere un numero 9 adeguato. Diciamo. Infatti io nella telecronaca ho prima descritto
tutta l'azione che poi tu avresti fatto nella realtà. Sì, ho visto un po' con le caratteristiche, ho suggerito così mentalmente quello che poteva avvenire e doveva avvenire, e in effetti poi c'è stato il lancio. Allora, questo significa che siete un buon intenditore di calcio, diciamo. No, io mi arrangio, qualche volta ho fatto così, un po' da calciatore, una ventina d'anni di giornalismo, quindi... Ho capito. E allora, ecco, proprio perché ci si capisce, diciamo che questo risultato deve essere l'inizio. Oggi è stata la prima partita di Befi, è stato il primo gol. Speriamo che non sia, ne venga, cioè, nel prosieguo ne verranno altri, ne vengono altri. Devono venire altri, perché speriamo. Noi abbiamo una maglia rosso-nero, il nero lo lasciamo agli altri, il rosso è semplicemente ce lo teniamo noi, per chi è vivo. Va bene, tanti complimenti, tanti auguri, grazie, e grazie. Buon proseguimento di carriera, grazie. E di campionato. Grazie tanto. Mi sta dando un risultato che da prima ha dato un poco di delusione, poi ha dato tanta speranza, poi c'è stato il crollo finale. Beh, non parlerei proprio di crollo, perché sono stati episodi oggi che ci hanno mandato. Abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Abbiamo avuto tante occasioni, un gol che era entrata dentro e l'arbitro non l'ha dato. Calcio sull'espulsione nostra, poteva applicare anche lì la doppia espulsione nella Palmese, però purtroppo è un periodo che gli arbitri girano un po' storto, ma va bene così, prendiamo atto del risultato. È stata una sconfitta che ci fa riflettere, però comunque ci fa maturare, perché abbiamo fatto bene. Sono convinto che abbiamo incontrato una grande squadra. Diciamo che siamo stati un poco favoriti con l'uscita di Piccirillo, siamo andati un pochettino più, siamo diventati ancora più offensivi, però va bene così. Purtroppo sono episodi, il calcio è fatto da episodi, e l'arbitro oggi ce ne ha dati un paio contro che comunque ci hanno condannati. Un primo tempo che però è stato di dominio della Palmese, un secondo tempo che però il Cicciano ci ha creduto un poco in più. Allora, io parlerei non del primo tempo, perché i primi 20 minuti abbiamo fatto bene noi, la Palmese stava dietro, rinchiusa un pochettino come noi, ci stava un pochettino a studiare, però diciamo grandi emozioni non se ne sono viste da ambedue le parti, quindi è stata una partita abbastanza equilibrata. Secondo tempo è normale, cioè la seconda fase del secondo tempo, ho trovato il gol della Palmese, comunque ci ha creduto un po' di più, noi siamo un pochettino calati mentalmente perché il gol è stato un pochettino uno scossone, però per il resto poi dopo ci siamo ripresi alla grande. Per me, secondo me, abbiamo fatto una grande partita, al di là che abbiamo incontrato una grande squadra, però crederci, era giusto crederci, perché noi ci chiediamo anche sul 2-1 per loro, noi ci chiedevamo in un possibile pareggio, però potevamo anche vincerla sull'1-1, perché abbiamo avuto tre palle con le nette e non le abbiamo sfruttate. Miglioreremo anche su questo, però va bene così, al di là del risultato. Bisogna solo prendere atto che non ci gira bene con gli arbitri, poi per il resto va bene. La classifica è giusta per il Cicciano in questo momento? Secondo me abbiamo qualche punto in meno. Domenica scorsa siamo stati penalizzati dall'arbitro, in casa lo stesso siamo stati penalizzati contro l'Angri, e oggi è l'ennesima prestazione. Potevamo anche forse dire rubare un punticino, ma alla fine non sarebbe stato un furto. Quindi dovreste fare una squadra contro l'arbitro? No, ma assolutamente, io parto dal presupposto che gli arbitri non partono premeditati, però sono abituato a guardare un pochettino la classifica e fare due pesi, due misure. Centrocampo, c'era l'espulsione su Manco e nessuno l'ha visto, perché ha fatto fallo tattico quando stavamo ripartendo, ha preso l'avversario con la maglietta, lì ammonizione per regolamento, lui non l'ha applicato perché era la seconda ammonizione, quindi c'era l'espulsione di Manco. Non andiamo nei particolari, perché li ricordiamo abbastanza bene, quindi va bene così, ha arbitrato bene per noi, va bene così. È molto lucido nella diasi del comportamento degli arbitri. Ma va bene, come studi gli avversari, studi anche diciamo l'arbitro in campo. Comunque ci sta, perché comunque è un errore così eclatante. L'obiettivo del Cicciano? Salvezza tranquilla. Salvezza tranquilla, sì. Quindi c'è il presidente, speriamo che dica la stessa cosa, però è salvezza tranquilla. Poi abbiamo punti in meno sicuramente, siamo una bella squadra, giochiamo, secondo me, a detta mia, anche di qualcun altro, giochiamo un buon calcio, poi per il resto non... Senza dubbio, perché abbiamo visto un Cicciano senza affanni, quindi non si è perso nel loro svantaggio, non si è esaltato nel pareggio, ha lottato pur essendo in 9 uomini, quindi tutto merito di quello che si è visto in campo. Logicamente a volte sono gli episodi che vanno a condannare o a stabilire o a fissare un risultato. Quello che c'è di bello è che le due contendenti in campo hanno dato battaglia, si sono date battaglia, c'è stato qualche fallo, però tutto dovuto a quello che poteva essere la cosa normale di una partita di calcio. Ma se... quando non c'è cattiveria c'è cavalleria, vuol dire che c'è chi vince, non è la classifica, ma assolutamente noi della Palmese è una grande squadra, l'ho detto a priori, non ci sono stati nessun tipo di fallo cattivo, assolutamente, anzi il falletto è più stato dannoso, un falletto che anziché un fallo eclatante.
importante, perché comunque non se ne sono viste, a parte un pochettino il fallo di la marca su Apicella, poi il resto non si è visto un grande fallo. Cioè, è stata una partita abbastanza equilibrata, una partita abbastanza tranquilla sull'aspetto dei falli, però va bene così. Tatticamente siamo stati bene. Citiamo il risultato, perché sì, per il una salvezza tranquilla ci può stare il 2-1 per il Cicciano, per una classifica ci sta meglio il 2-1 per la Palmese. Eh beh, lei parla da tifoso. No, io parlo semplicemente per l'obiettività. Allora, sinceramente, la partita è finita, salvezza o al quinto posto, il campo ha detto che doveva vincere la Palmese, va bene così, prendiamo atto che la Palmese è una grande squadra, gioca un bel calcio, ha vinto secondo me anche meritatamente, al di là dell'episodio, perché comunque Spirito ha fatto qualche parata importante, però se andiamo a sommare gli episodi, tutto sommato se pareggiavamo, quindi non andavamo a rubare proprio niente, assolutamente, secondo me sarebbe stato il risultato più logico. Poi chiaramente prendere gol a 2 minuti dalla fine, 3 minuti dalla fine, su una espulsione, andiamo ad analizzare una cosa che comunque alla fine fa solo del male, quindi lasciamo vedere, archiviamo questa parata, che quando prima facciamo i nostri 3 punti per la salvezza. Accettiamo il risultato e diciamo auguri a Cicciano. Auguri a Cicciano e auguri anche alla Palmese, auguri a tutti. Buon proseguimento. Anche a lei.